continuando a produrre musica, Tizia? Sì, 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 che io ho sentito anche di recente qualcosa, vero? Sì, sì, sì. Sì, stai mangiando il panino con la mortadella? No. Okay. Sì, sì, sì. Quando lo interroghiamo così, via, l'anfama. Lui se ne va un po' nel panico. Lascia la panetta che sta impastando e comincia a fare come Tessa. Sì, la tremarella. Va bene, Lu, visto che sì, stavamo proprio poc'anzi parlando dei languori vari, tanto per cambiare, parlavamo di cibo. Ma che si mangia oggi? Oggi mangiamo una cosa leggera e leggera. Facciamo due gnocchi, zucca e salsiccia. Oh, che buono! Allora, mezzo chilo di gnocchi, un chilo di zucca, di cui 800 grammi al forno e 200 grammi a cubetti. Pasta, 200 grammi di pasta di salsiccia, si intende il di dentro della salsiccia, cioè sbudellata. Un bicchierino di aceto di vino rosso, rametto di rosmarino, olio, sale e pepe, quanto basta come sempre. Allora, pulite la zucca dai filamenti, semini e roba varia, tagliate una fetta da circa 200 grammi e riducetela a cubetti. La restante parte su una teglia rivestita di carta da forno, irroratela con olio evo, sale, pepe e infornate in forno statico preriscaldato a 180 grammi per circa 40 minuti. Gradi. Hai detto che grammi? Ho detto? 180 grammi. 140, scusa, questi sono i soliti lapsus freudiani. Sfornare, ricavate la polpa ed emulsionate assieme ad olio in un bicchiere di vetro con l'aiuto di un mini primer. Bisognerà ottenere una bella crema liscia. Rosolate la pasta di salsiccia in padella con un filo d'olio. Quando si sono asciugati tutti i liquidi, irroratela di aceto, alzate la fiamma e fate ridurre e mettetela da parte. Aceto? Perché l'aceto? Invece del vino metti l'aceto, uguale, okay, tante okay. Evapora. Ok, ok. Nella stessa padella fate rosticciare, pensate un po', la zucca a cubetti, come se la dovete un po' arrostire, assieme, bravo Tiziano, insieme a un rametto di rosmarino. Una volta croccante mettetela da parte. Sempre nella stessa padella, quindi non avete a sporcare neanche chissà quante padelle, tutto da niente avete a fare. Sempre nella stessa padella aggiungete acqua e crema di zucca, portate a bollore e calate gli gnocchi. A fine cottura unite la salsiccia e a fuoco spento spadellate per amalgamare bene profumi e sapori. Impiattate e decorate con i cubetti di zucca croccante e qualche ago di rosmarino. Mamma, deve essere buonissimo. Mettete il piatto davanti al naso di vostro marito che con una forchetta comincerà a punzecchiare tutti gli gnocchi e vi dirà: ho capito che ti amo. Quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza. Ma non la si è chiato? Ma chi è Sergendrigo? Luigi. Ah, Luigi Tenco. Tenco una fan. Tiziano, volevo, a proposito, visto che hai messo Luigi Tenco, ci tengo a dire tantissimo, perché questa era un'idea mia e di Annabella, sì, quando abbiamo cominciato a scrivere questo programma. Vorremmo cominciare, sì, anche se non proprio a farla nascere come rubrica, però una tantum per tutte le donne come nonna Giovanna e tutte le persone che non sono nonne ma sono un po' più grandi. Insomma, sono tutte vecchie dentro. Infatti, quelle canzoni delle nostre nonne. Brava. Grazie nonna. E quindi cominciamo a cercare, ovviamente non oggi ma parlo per i giorni a venire, qualche canzoncina di un tempo, quelle che ascoltava mia nonna, che se fosse vissuta oggi era vicino ai 100 anni quasi. I vinili, 78 giri in pratica, i 78. Non so se mi si piega, direbbe qualcuno. Mi sono spiegata? Va bene. Grazie per la collaborazione e per l'entusiasmo. Disturbo, grazie. Lo sai che questa è stata una cosa improvvisa. Questo è stato un altro schiaffo così all'anfama. E il ragazzo, comunque, lo destabilizziamo così. Pensa, se hai bisogno di tempo, almeno pensaci in questo weekend. C'hai pure il primo maggio, però. Il primo maggio le sinapsi devono andare a riposo. Sì, da martedì ti voglio sul pezzo, perché sono prima azzardo. Ma e vogliamo anche il pezzo, perché sennò. Ta-ta-tam. Senti, comunque, come ti dissi ieri, io lo dico ufficialmente, non farò più la scimmia. Ah,
infatti è bastato poco, è bastato ricordargli qualcuno per non fargli fare più gli animali, no, soprattutto no. La scimmia. No, proprio non, no, niente, no, niente. Proprio no. Dopo aver visto quella cosa raccapricciante, proprio no. Vedi come sono tutti quanti felici, bravo. Non ce la al posso massimo, fare. Al massimo giusto così ogni tanto, ma proprio ecco, ma proprio appena cenate basta, eh. È delicato. È delicato, no. L'altro giorno l'ho sentito fare. Mm. Sì. Ma dove? Alla televisione? Nella mia testa. C'è peccato. Vabbè, senti, visto che abbiamo tre minuti di casseggio, non ascoltiamo la musica. Che cosa cucini oggi a casa, Federico? Questa è stata una bella domanda, perché oggi in realtà è una giornata un po' così. No, avevo della pasta al forno. Allora, no, guarda, svegliamo l'altare. Lei fa queste ricette succulente, avevo vai. Avevo dei conchiglioni congelati, perché io quando come faccio la pasta al forno ripieno. È perché io metto sempre, poi non si sa mai, proprio per queste le giornate così prepara la quindi, pasta, metti da parte, e quindi niente, erano congelati, li ho riesumati da dentro come il congelatore con carne macinata, formaggio, prosciutto cotto, mozzarella e irrorati con della bechamel, però con il ragù, che quando torna si riscaldano e quando e tu che mangi? Io la dolce Federica, vedremo, ci arrangeremo, faremo un'insalata, una cosa diciamo shue perché poi ci dobbiamo rivedere, quindi incontro allegro, perché noi ci vediamo e onoriamo la nostra amicizia, la nostra collaborazione, la vita col cibo e l'alcol. Avremo delle prove e quindi in realtà questo è quanto. Sì, poi vi diremo. Poi, in realtà noi stiamo ancora smaltendo la genovese che abbiamo mangiato io parlo della mia famiglia, quindi in realtà. No, io invece non, per oggi per il mio pranzo ho lavato delle fragole e mangerò due gallette. Madonna, quelle gallette, madonna, sa che mai sia non c'è la bottiglietta d'acqua e Devon de Traverse. Ciao. No, però ciao. Queste gallette sono una nuova scoperta, sono un dessert in realtà. Non voglio col dire cioccolato. Sono col cioccolato e la scorzetta d'arancia, sono una delizia. Ogni rondella ha 80 calorie, quindi 160 calorie per questo snack, a cui vado insomma ad aggiungere le calorie delle fragole che adoro, però né zucchero né panna né ma niente. Io dico, io fanno le tavolette di cioccolato amaro praticamente, con le fanno al rum, le fanno con la scorzetta d'arancia, le fanno in tutte, e non è meglio mangiare che senza quel cartone in mezzo. No, quel cartone ha la funzione semplicissima di contenere delle fibre, perché sono gallette integrali che servono, perché c'è il rilascio, poi tu fai bagordi e poi devi un attimo, il tuo intestino se lavora bene, insomma prende quello che gli serve, lascia quello che non gli serve, e ci sono i materiali di risulta. Ma è possibile che corpo. A noi ci serve tutto, perché ci lascia molto poco cioè ci va tutto, capito? Perché il nostro intestino è un po' avido e quindi si tiene tutto. Devi finire, smettila, devi essere generoso. Tanta i canali fognari hanno bisogno del tuo materiale, porca paletta. Madonna sa. Però insomma la galletta è integrale, quindi contiene molte fibre, e non solo, se ci bevi un mezzo litro d'acqua su quella si gonfia nello stomaco e quindi ti toglie il senso di fame, come un palloncino, non funziona. Come vedi guarda tuo marito che fa, guarda tuo marito che fa. No, ancora non l'avevamo visto nella preview, l'abbiamo visto, grazie. Va bene, chiudiamo. Diamoci la mano, ragazzi, anche per la chiusura, perché non ce la siamo dati per la pubblicità. Perché l'ha mandata la buona Elisa. E vi ricordiamo che noi ce la vediamo. E ce la sentiamo. E voi? Ci vediamo domani. Ciao.